Buongiorno cari amici di Realtin TV, oggi abbiamo il piacere di presentare Antonio Parisi. Buongiorno Antonio, benvenuto a Realtin TV. Buongiorno a tutti quanti voi e ai vostri spettatori, eccomi qui. Ecco, Antonio è qui per presentarci questo suo libro, La saga di Casa Savoia, storie e retroscena di politica, guerra, intrighi e passioni. Per Di Arcos Editore, e giro la linea alla nostra splendida Giusy subito. Buongiorno Giusy. Buongiorno a lei direttore. Antonio, benvenuto, è un piacere averti qui con noi. Grazie anche da parte mia. Allora, Antonio è un giornalista, un autore, un esperto di storia delle grandi dinastie, ha diretto l'emittente nazionale Rete Mia e il quotidiano Il Meridiano, ha pubblicato numerosi libri, è stato anche segretario nazionale del Fronte Monarchico Giovanile, collaborando in questa veste con Umberto II e Falcone Lucifero. Quindi adesso vorrei anche chiederti subito di questa esperienza, perché incuriosisce sicuramente tutti i nostri amici a casa. Come si può vedere da così compulsando internet, ho conosciuto Umberto II di Savoia quando avevo 15 anni. Ci sono le mie foto dell'incontro con Sua Maestà, che si era avvicinato alla frontiera italiana. È stata un'esperienza per me travolgente. Io vengo da una famiglia del sud, una famiglia assolutamente, qualcuno dice ma forse una famiglia nobile, no, i miei genitori erano ambedue analfabeti e ho fatto la prima elementare insieme con mio padre. Sembrerà incredibile questa cosa, no? Mio padre certamente non era il maestro, era uno scolaro come tutti gli altri, e per me è stata un'esperienza travolgente. E poi conoscere questa figura del ministro della Real Casa, Falcone Lucifero, un personaggio assolutamente eccezionale, in gioventù amicissimo, lui era un calabrese di Crotone, aveva studiato a Torino, aveva conosciuto Gramsci ed era diventato amicissimo di Gramsci, tanto è vero, e lui di posizioni partitiche, era un socialista, e invece dal punto di vista istituzionale era un sostenitore, è stato un grande sostenitore della monarchia, divenendo poi ministro della Real Casa e rimanendo in questo incarico fino alla morte di Umberto II di Savoia, avvenuto il 18 di marzo del 1983. È stata un'esperienza travolgente, perché anche Falcone Lucifero è stato un uomo della storia, un uomo che ha vissuto il referendum, un uomo che si era scontrato con Alcide De Gasperi, un uomo con una grande esperienza che per me è stato fondamentale nella mia educazione e così anche nella mia crescita. Re Umberto, un gentiluomo, una persona assolutamente inarrivabile. Giulio Andreotti, che aveva ben conosciuto Re Umberto, Giulio Andreotti, che fu l'unico a suggerire a De Gasperi di non far cadere la monarchia. De Gasperi, a mio avviso, è stato uno dei grandi responsabili occulti di quello sciagurato referendum in cui forse, ma molto forse, la Repubblica ha vinto. Andreotti suggerì a De Gasperi, rischiando di litigare con De Gasperi, che Umberto avrebbe potuto avere un grande ruolo nella storia d'Italia. E beh, questo grande gentiluomo, questo uomo che ha amato la sua patria più del suo trono, questo uomo che ha amato gli italiani e la nostra bandiera più di ogni cosa, io ho avuto l'occasione non solo di conoscere e di collaborare con lui. Mi ha segnato la vita. Quando lui è morto, ci sono le mie foto, quando lui è scomparso. Lui è morto tra l'altro a Ginevra, dove fu trasferito con un aereo ambulanza dal London Clinic, dove era ricoverato. E io ho pianto. Mi sono commosso molto più di quando sono scomparsi i miei genitori.
a cui, credetemi, ero legatissimo. Pensate, insomma, che legame e cosa ha significato appunto per la tua vita. Ma adesso voglio subito far vedere, Antonio, ai nostri amici a casa, il libro di cui parleremo, che il direttore ha già anticipato, ma voglio ripeterlo, La saga di Casa Savoia. Storia e retroscena di politica, guerre, intrighi e passioni, di Arcos Editore, collana Storie. Subito una chicca. Vai. Umberto è morto nella stessa stanza dell'ospedale di Ginevra, dove è morto poi il figlio, nella stessa stanza, Vittorio Emanuele, il 2 febbraio di quest'anno. Questo libro chiaramente narra una storia millenaria, ma è una lettura particolare perché è piena di chicche, se vogliamo dire, di aneddoti anche abbastanza inediti. Ovviamente stiamo parlando di una delle dinastie più grandi d'Europa, ovviamente, che ha condizionato il nostro paese, perché questo è chiaro, e tu ci regali una lettura dettagliata, scorrevole, fluida, sempre anche abbastanza obiettiva, il che è una cosa importante, e ci sono veramente tantissimi dettagli, tantissimi aneddoti interessanti. Poi io sono un'appassionata di saghe anche legate a famiglie, a dinastie, la storia, e questa è anche la nostra storia, quindi è una bellissima epopea e consiglio a tutti i nostri amici a casa. Ecco, Antonio, da dove parte tutto? Perché insomma le origini delle famiglie anche che hanno insomma regnato e governato spesso sono difficili da trovare, quindi da dove comincia questa storia? Ma è una storia che comincia alla fine del primo millennio e poi all'inizio di questo millennio, cioè parliamo alla fine del 900 d.C. e alla storia si affaccia questo primo Savoia, Umberto dalle Bianche Mani, che era al servizio del Regno di Borgogna. Il Regno di Borgogna che aveva come sua origine il Regno dei Burgundi. Questi Burgundi, perché un po' appassionato anche di leggende, di cose, eccetera, questi Burgundi furono i protagonisti della saga dei Nibelunghi. Sigfrido, Worms, è appassionato di storiografia anche tedesca, eccetera. E questo Umberto dalle Bianche Mani si rivelò essere un uomo di grande onestà, perché quando muore il re di Borgogna, con tra l'altro il possesso di simboli per l'epoca assolutamente imperdibili, la lancia di Longino, la lancia con cui sarebbe stato forato il costato di Nostro Signore Gesù Cristo, la spada di San Maurizio. Questo San Maurizio era un africano, un tebano, che fu messo a capo di una legione romana famosissima, che operò appunto nel territorio della Savoia, nel territorio delle Alpi. Savoia, che significa terra degli abeti, piccolo particolare. Allora, questo Umberto dalle Bianche Mani, quando muore il re, come succedeva a quell'epoca, immediatamente si creano delle difficoltà, perché ci sono subito i nobili che vogliono approfittarsi della regina, magari anche fisicamente. Ci sono stati dei casi. Poi se ne volevano, chi si voleva rendere indipendente, chi voleva rubare territori e così via. E questo Umberto dalle Bianche Mani prende tutto nelle sue mani e riporta ordine. Nessuno si ribella, fa una riunione dei nobili e da quel momento in poi questo uomo si affaccia alla storia, circondato da un po' dalla leggenda. Dicevi bene, quando le grandi dinastie nascono c'è sempre la nebbia della leggenda che in qualche modo ne nasconde le origini. Origini che alcune volte sono anche un po' infami, ma nel caso dei Savoia è completamente diverso. Una dinastia che nasce all'insegna dell'onore. L'unica macchia che i Savoia hanno in qualche modo avuto, quando c'è stata una faida interna nel Medioevo tra il ramo principale dei Savoia e un ramo collaterale che erano i Savoia a Caia, i Savoia del Piemonte. Lì ci fu
un qualche cosa di non bello, che tra l'altro così coinvolse quello che era considerato il re Artù delle Alpi, il Conte Verde, il quale viveva come re Artù, voleva vivere come re Artù, tra tornei, cose belle, viveva così, però poi si lasciò coinvolgere in una faida familiare molto, 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 molto brutta. Ecco, il Conte Verde, come stiamo già citando, è uno dei personaggi particolari che si possono appunto scovare in questa lettura. Vogliamo citare qualcuno, insomma, degli emblematici o qualche storia particolare, perché insomma racchiudono veramente questi tanti aneddoti, poi tutta un'epopea, come abbiamo detto. Chi sono i personaggi qua principali? Umberto dalle Bianche Mani, sicuramente. E poi abbiamo appunto il Conte Verde, il figlio, il Conte Rosso. E poi abbiamo un Savoia, che è stato un uomo, quello che ha creato addirittura il collare dell'Annunziata. E questo uomo è stato un personaggio eccezionale, è stato anche antipapa ed è stato l'ultimo, parliamo di Amedeo IX. È stato così l'ultimo conte di Savoia e il primo ad avere il titolo di duca di Savoia. È stato un personaggio veramente eccezionale. Come diceva un mio carissimo amico di altri tempi, Guido Angeli, ma lo ricordate? Provare per credere quando faceva ed è stato anche mio dipendente, faceva la pubblicità per Aiazzone, leggere la storia di questo conte duca di Savoia che è veramente grande. E poi c'è sta Emanuele Filiberto Testa di Ferro, un po' diverso dall'attuale Emanuele che non ha la testa di ferro, ma insomma, ecco, Emanuele Filiberto è stato Testa di Ferro, è stato un personaggio a sua volta eccezionale, trasferì la capitale dalla Savoia a Chambéry, perché la nostra, scusa, per me la casa. Io sono parte di Casa Savoia e quindi io dico la nostra capitale era Chambéry e sai, chi ha lavorato con un re come me ne entra sostanzialmente a far parte. Ma vediamo che c'è in te un Ecco, qualcosa di e quindi personale. porta la capitale da Chambéry, la porta a Torino e si porta anche, qui ci sono altre chicche, no? Si porta anche i frati francescani, tra cui un certo Pasquale Baillon. Questo Pasquale Baillon che tutti conoscono negli anni 70 anche per un film in cui era stato un po' descritto in maniera un po' godereccia. Ma questo Pasquale Baillon è stato fatto santo da Santa Romana Chiesa, appunto San Pasquale Baillon. Ma San Pasquale Baillon era un erborista e siccome i nobili savoiardi in quel periodo non erano particolarmente in gamba con le loro donne, avevano qualche problema, allora questo Pasquale Baillon inventa un portentoso elisir fatto con vino liquoroso, uova, eccetera. Insomma, questo elisir che viene dato alle donne, che sembrava funzionare assolutamente, con la trasformazione del nome da Baillon si è trasformato in Zabaglion. Quindi Savoia, promotori della creazione dello zabaione, promotori poi dell'invenzione del grissino, che era considerato una medicina, e poi nell'Ottocento si sono inventati la carne in scatola, i piselli in scatola, così creati su impulso di Cavour da un certo Cirio, che non era un napoletano, era un venditore di frutta e verdure del Balloon. Ancora oggi esiste, è il più importante mercato di Torino. Quindi si parla, Antonio, anche di invenzioni culinarie, questo è un'altra Sì, cosa assolutamente, che assolutamente, dobbiamo descrivere. Però ritornerei al assolutamente sì. Eh godereccio, perché si parla anche di performance amorose, cioè ci sono sì. le performance di padre e figlio, ci sono degli aneddoti simpatici. Ma sì. Allora, questi Savoia, soprattutto i Carignano. Ecco, a un certo punto, alla fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, il ramo principale si ritrova senza figli maschi, la legge di successione dinastica, e quindi,
la successione passa ai Carignani, ed in particolare al settimo principe di Carignano, Carlo Alberto. Questo Carlo Alberto era un castigo del Dio. In che senso? Aveva una vita molto particolare. Lui da ragazzo aveva vissuto nella Francia rivoluzionaria, e questo aveva aveva un animo essenzialmente, oggi diremmo, ultra progressista. Però contemporaneamente, come in una situazione di bipolarismo, aveva una madre che era una bigotta e gli aveva data un'educazione severissima, la religione assolutamente inviolabile. Ora, cosa succede? Che questo cresce, è un uomo di oltre 2 metri di altezza, un po' aveva un'esplosione di ormoni tremenda, tremenda. Fatto sta che gli fanno sposare quasi una bambina, la figlia del Granduca di Toscana, questa che aveva 15 anni e giocava ancora a mosca cieca. E mentre la bambina giocava, la moglie giocava a mosca cieca, lui giocava a toccare le ancelle della moglie, e ne combinava di tutti i colori, fin quando che si porta a letto la moglie dell'ambasciatore dell'impero russo nel Granducato di Toscana. Viene sorpreso dal marito, zompa fuori da una finestra con i pantaloni abbassati, per fortuna che era primo piano. Lo scandalo bisognava assolutamente comporlo, e la colpa se la prende lo scudiero di Carlo Alberto. Il problema poi si complica quando lui diventa re effettivamente di Sardegna. Il regno era regno di Sardegna, non era regno del Piemonte, e avviene un fatto così, gli muore la moglie, lui aveva due figli, il duca di Genova e poi quello che diventerà Vittorio Emanuele II, che secondo una leggenda di cui si dà un amplissimo conto nel libro sarebbe figlio di un macellaio. Vabbè, questo avremmo un'altra parentesi. Quando gli muore la moglie, non gli sembra vero. Questo qui ogni giorno ha bisogno di un'amante nuova. Qual è il problema? Che scattano anche i suoi sentimenti religiosi. Quindi ogni sera bisogna trovargli una donna, però subito dopo aver fatto l'amore con questa donna gli pigliano i drammi. No, io, come è possibile, un re che mi comporto in questa maniera? No, allora subito ci vuole un prete che operi immediatamente una confessione e quindi dia l'assoluzione. E il prete: ma guarda, peccato di pantalone, presto do l'assoluzione. No, ma io mi devo pentire. E via lì lui a disperarsi. La mattina 2 messe, una alle 6 e una alle 11. E i propositi non lo farò mai più. Il problema era che verso le 2, le 3 del pomeriggio cominciavano gli ormoni. Verso le 5 gli ululati. Addirittura, pensate, cioè siamo aveva dolori. Una cosa incontenibile proprio. Sì, incontenibile. Una cosa incontenibile. E allora subito si organizzavano. Verso le 7 della sera veniva procurata una nuova donna e lui poteva sfogarsi, ma subito dopo si ripentiva, e tutti i giorni era così, fin quando che il prete rischiò di morire di infarto. Allora crearono il corpo dei confessori di Sua Maestà il re di Sardegna, e questi si facevano il turno. Tra l'altro il confessore aveva la stanza a fianco dove il re faceva l'amore, quindi era proprio era immediato. Il figlio era peggio del padre, una cosa tremenda questo padre, con una piccola differenza: gli piacevano soprattutto le popolane. E tra l'altro, dopo che è morto Vittorio Emanuele II, nella sua cassaforte, che non si riusciva ad aprire, dovettero chiamare il capo degli scassinatori d'Italia, il più bravo, per aprire, e trovano un sacco pieno di monete d'oro, 22 milioni di lire oro,
pensate che tutto il debito risorgimentale era di 700 milioni di lire oro. Il re teneva una moneta d'oro ogni amplesso con una donna. Il problema di questo Vittorio Emanuele II, sono un po', però è raccontato papale nel libro, era dotato di un grande membro. Che faceva pure male. Allora si portava sempre appresso un medico affinché c'era da riparare qualche danno, potesse ricucire. Lo so, è un po'. Poi qui parliamo di questo libro, parliamo di cose serie. In quanto una sera il sovrano non si fece accompagnare dal medico, perché il medico era impegnato in un'altra questione, e lui va da una signora. Siccome c'era la voce vox populi che sto re ingravidasse, la donna dice: ma provvedo con un anticoncezionale dell'epoca, una spugnetta, che questa si mette nella vagina, poverina, per bloccare il flusso. Se non fosse che questo, dotato di sta roba spropositata, di questo membro di spropositata misura, spinge in fondo la spugnetta, e quando a un certo punto lui si accorge di tutto questo, si è disperato: oddio, cosa ho fatto? Ma cosa succede adesso? Morirò, mamma mia. Questi erano tutti e due ignoranti dell'anatomia, essenzialmente. Allora subito viene mandato un cavallerizzo, preleva il medico, arriva il medico e il medico si mette a sorridere con una lunga pinza, recupera la spugnetta, e il re dice: meno male, non sono un assassino di una mia suddita, di una mia sostanzialmente figlia. E per premiarla gli dà una moneta da 100 lire d'oro, che corrispondeva allo stipendio di un operaio dell'epoca, un operaio bravo, 5 anni. E quindi sì, queste sono insomma delle piccole. Mi fermo qua, perché se racconto della contessa di Castiglione in questo libro, Antonio, svenite dalle risate, dai. E però sì, non lo leggono più, e se racconti tutto. Esatto, no, dobbiamo lasciare qualcosa ai nostri amici a casa, perché poi abbiamo parlato di questo, ma ci sono anche, come dire, dei mistici che si esprimeranno per quanto riguarda la storia e la fine dei Savoia. Vedremo appunto Padre Pio, San Giovanni Bosco, ci sono cose particolari, quindi insomma abbiamo parlato un po' di performance amorose, ma c'è anche l'aspetto religioso. Ovviamente non si può non parlare di Vittorio Emanuele III, legato anche a quella che è la storia del nostro poi regime, quindi Mussolini, fascismo, le leggi razziali. C'è un po' di tutto, perché Antonio parte dalle origini fino insomma ad oggi. Ecco, in chiusura ti chiedo, Antonio, oggi i nostri Savoia, cosa diciamo? Perché fanno parlare ancora di loro? Che cosa possiamo dire dell'oggi? Ma posso farvi una piccolissima analisi. Intanto, fino alla morte di Re Umberto era nell'immaginario collettivo italiano in maniera fortissima. Era un uomo amatissimo, anche gli avversari politici ne avevano spesso una grande stima. Pensiamo per esempio a Togliatti, che aveva una grande stima di quest'uomo. L'unico vero grande disprezzatore di Re Umberto era Alcide De Gasperi, e lo ha dimostrato con i fatti, non con le semplici parole. Anzi, a parole diceva di essere sì fedele di Re Umberto, ma i fatti lo hanno dimostrato diversamente. E quando in qualche modo questo uomo, che viveva in esilio, che si avvicinava alla frontiera italiana, quella francese, e amava guardare lo sventolio della bandiera italiana, questo uomo che ha visto per l'ultima volta l'Italia dall'aereo ambulanza che lo portava da Londra a Ginevra, e dall'Oblò si riprese e disse, vedendo le Alpi italiane: Italia. In realtà, l'ultima volta che lui è stato cosciente, ha detto la parola Italia. Ebbene, dopo la partenza per l'esilio, dopo la sua morte, in Italia era rimasta una specie di famiglia reale, un surrogato, ed era la famiglia Agnelli.
ma quando anche la famiglia Agnelli è scomparsa, fatalmente sono ritornate in auge le figure, anche se abbastanza controverse, quella di Vittorio Emanuele sedicente quarto, si è autonominato lui quarto, con un atto da un notaio di Ginevra in cui detronizzava nel 1969 il padre. Se ne parla ampiamente nel libro di questo atto tremendo fatto da Vittorio Emanuele. Fatalmente è emersa la sua figura, tra l'altro poi negli anni dell'anzianità, quando si è ammalato, c'è stato anche un sentimento di pietà nei suoi confronti. Immaginate sto ragazzino che era stato alla nascita nominato con decreto dello Stato italiano, del Regno d'Italia, principe ereditario dell'Italia e dell'impero, quindi altezza imperiale addirittura, la gente che li acclamava, tanto che se ne uscì con un'espressione quando con la madre si imbarcavano sull'incrociatore degli Abruzzi per partire per l'esilio a Napoli: ma come mamma, fino ad adesso ci acclamavano e mo ci cacciano via? Ed era un ragazzino di 9 anni questo. Allora diciamo che c'è stato un sentimento di pietà, per non parlare poi del Duca d'Aosta, di questa bellissima figura che è stato Amedeo di Savoia, nipote del grande duca, viceré dell'Etiopia, quello morto prigioniero degli inglesi. Ma, insomma, è il figlio attuale altissimo dirigente della Pirelli, presidente operativo di uno dei settori della Pirelli, Aimone di Savoia. Sono personaggi che in qualche modo conquistano il cuore, l'immaginario delle persone che così amano avere un eroe, come possono essere giornalisti, uomini dello spettacolo. Ci sono pure loro, con questa storia inaudita di 1000 anni alle proprie spalle e che poi continuano a far parlare, perché Emanuele Filiberto si è buttato in televisione a fare tutte queste cose poco reali, che non so poi fino alla fine cosa gli renderanno dal punto di vista di quell'immagine mistica, no? Che ha un re come un papa, visto in maniera irraggiungibile. Anche Papa Bergoglio si sta accorgendo e essere sceso troppo dal trono di Pietro, in qualche modo lo ha assoggettato a possibili critiche. E così sono i reali, così è così a casa Savoia. Dirà poi la storia, chiaramente, e quindi certo. Questo poi lo vedremo, chiaramente sarà la storia a parlare, però intanto io c'è una guerra, c'è una guerra dinastica in atto, anche questo affascina un po', no? Emanuele Filiberto e dice: mia figlia Vittoria sarà la prossima regina. Però sembra che non gliene freghi niente, detto tra di noi, ha altre aspirazioni nella sua vita. E dall'altra c'è appunto Aimone di Savoia, il quale proprio per il suo ruolo all'interno dell'industria internazionale ha vissuto per anni a Mosca. Pensate che quando è arrivato il Presidente della Repubblica Mattarella in visita a Mosca, è lui che ha ricevuto il Presidente insieme con l'ambasciatore, e quindi ha un ruolo per cui non può scendere in diatribe, scontrarsi in maniera pesante col cugino. Poi sono cugini. Durante il funerale di Vittorio Emanuele ha retto lui, insieme con altri 4 collari dell'Annunziata, ha retto il cordone. Basta, non vi tedio ulteriormente. Sono storie particolari, chiaramente, quindi sono appunto famiglie particolari, storie particolari, quindi chiaramente poi ci sono anche delle situazioni particolari, che non è semplice poi, ecco così, non è mai banale, questo è chiaro. Antonio, è stato un piacere averti con noi, io consiglio questa lettura a tutti, noi abbiamo dato un assaggio anche simpatico, però ecco, questo è un libro che ci fa anche conoscere proprio una parte di storia, che è anche la nostra storia, al netto poi di opinioni, idee personali. Questa è una grande pagina. Cerco di non esprimere opinioni personali, certo. Ci provi, dai, ci provi. Antonio, stai già scrivendo qualcosa di nuovo? Ma sì, sto facendo un nuovo libro
sul Vaticano già qualche anno fa, ne uscì uno dall'incredibile titolo Liberci dal male, i misteri della terza loggia vaticana, un libro terribile in cui si parlava delle performance di alcuni personaggi, alcune personagge che operano ancora qualche all'interno della città del Vaticano. Fu tremendo. Il Vaticano mi mise nella blacklist fin quando mi avrebbero arrestato se entravo dal portone di Sant'Anna. E poi Papa Benedetto XVI invece mi perdonò, anzi fece tesoro di quello che c'era scritto. Poi non fece a tempo perché avrebbe dato le dimissioni, e Bergoglio, quando ha letto sta roba, si è informato e di ritorno a un suo viaggio, quello che fece in Brasile, dallo stesso aereo fece immediatamente fuori gli sporcaccioni che io indicavo nel libro. Quindi insomma, questo libro è stato abbastanza, come dire, ha avuto un risvolto anche pratico. Ma sei sempre il benvenuto, Antonio, è stato un piacere. Grazie. Noi, quindi ti aspettiamo, intanto consigliamo a tutti i nostri amici a casa l'acquisto e la lettura di La saga di Casa Savoia, storie retroscena di politica, guerre, intrighi e passioni, di Arcos Editore, collana Storie per il Tin TV, Antonio Parisi. Grazie Antonio, alla prossima. Grazie, buona giornata a te direttore e anche a te Giusy. Buona giornata, ciao a tutti.